Ora invece abbiamo al telefono Angelo Forgione e con lui parliamo di razzismo contro i napoletani. Angelo è responsabile del movimento Vanto, valorizzazione autentica napoletanità a tutela dell'orgoglio. Sapete che in questi giorni si è parlato molto di quanto accaduto nella trasferta contro il Brescia, questi cori contro i napoletani e lo stesso Zuniga che è stato insultato a più riprese dai pseudo tifosi di quella squadra, il Brescia. Angelo Forgione, buon pomeriggio. Ciao Ferruccio, buon pomeriggio a te. Ciao, buon pomeriggio. Allora, mi ha incuriosito da subito questo tuo movimento, Vanto. Insomma, qual è la finalità la conosciamo, ma come vi muovete in questo mondo così sporco, così brutto, quello del razzismo? Beh, quello del razzismo è un aspetto, uno dei tanti aspetti che curiamo. In realtà quello che poi cerchiamo di comunicare è, lo dice stesso l'acronimo, insomma, Vanto, valorizzazione autentica napoletanità, tutela dell'orgoglio. Quindi tutto ciò che riguarda l'autoconsapevolezza di quella che può essere una cultura napoletana che purtroppo nel corso dei secoli a questo punto, voglio dire dal Risorgimento in poi, stata in qualche modo repressa, quindi cercare di comunicare ai napoletani quella che può essere la consapevolezza di una grande cultura che ci può aiutare in qualche modo a sviluppare le nostre difese immunitarie che probabilmente abbiamo un po' perso. È proprio così, comunque resta il fatto che ormai è diventato quasi uno sport, oltre che uno spot, quello di insultare le squadre del sud, in particolare i napoletani, poi con la questione relativa all'emergenza rifiuti insomma, vanno a nozze, poi siamo anche certo. Noi che ci creiamo gli argomenti. Certo, cioè, il problema è molto più ampio di quello che si può immaginare, perché noi questi cori razzisti nei confronti dei napoletani li subiamo da decenni, ormai ci siamo anche cronicizzati in questa situazione, ecco perché io dico, bisogna un attimo cominciare a scrollarsi di dosso queste situazioni croniche che purtroppo abbiamo assorbito, e siccome ci sono delle regole in questo momento, la Federcalcio ha stabilito delle regole, quindi il razzismo non può essere più tollerato, e allora noi sfruttiamo queste regole, ecco perché io sto premendo su questa situazione cercando di comunicare soprattutto al capitano Cannavaro, insomma, che indossa la fascia di capitano di una squadra importante quale quella del Napoli, di stare molto attento. È vero che insomma, i cori verso i neri sono deprecabili, stigmatizzabili e quindi chiaramente sono vergognosi, però è anche vero che se quello è il razzismo anche quello che viene perpetrato al danno dei napoletani, voglio dire. Ci siamo abituati a sentire esortazioni al Vesuvio, esortazioni di ogni tipo, sì. Siamo colerosi, siamo terremotati, siamo tubercolotici, voglio dire, insomma, sono cose che non possono essere più tollerate. Invece noi ci siamo abituati, questo non va bene. Quindi dal momento che ci sono delle regole, chiedo a nome di tutti i napoletani, al capitano Cannavaro, che è un napoletano, di stare molto attento a ciò che accade e quindi chiedere all'arbitro la sospensione delle partite qualora dovessero accadere delle nuove situazioni del genere. Siamo attenti perché stiamo andando incontro a partite molto molto calde sotto questo fronte. Quella di mercoledì prossimo per esempio a Cagliari, che è uno stadio che ultimamente stranamente ci è diventato molto 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 avverso. Non voglio fare del vittimismo, lo ripeto sempre, perché c'è un piccolo problema quando si sviluppano questi temi, cioè quello di passare per vittimista. In realtà non è così, noi dobbiamo semplicemente soppesare le situazioni e dire è razzismo quello per i neri, è razzismo anche quello verso i napoletani, tutto qua. È proprio così, va bene. Angelo, io ti ringrazio per questa tua questo tuo intervento in zona mista. Abbiamo affrontato un argomento delicato, un argomento importante, e mi auguro, se ne voglia, in futuro di poterne riparlare, insomma, quando si parla di Napoli, non solo la Napoli sportiva ma anche certo. La Napoli che viviamo nel quotidiano, noi siamo sempre disponibili per aprire il nostro salotto attuale. Ti saluto e ti auguro un buon pomeriggio. Ciao Ferruccio, buon pomeriggio a te. Ciao, buon pomeriggio. Grazie ad Angelo Forgione.